in bilico tra manifestazione e spettacolo, ma con un denominatore comune. Se ci tolgono la libertà di parlare, ce la riprendiamo. Il colpo d'occhio non lascia dubbi sul successo di Rai per una notte. L'evento organizzato da Santoro, Travaglio e Vauro ha raccolto più di 5.000 persone dentro il Paladozza e altrettante fuori, in Piazza Zarita, dove stipati ma agguerriti, quelli rimasti senza biglietto, hanno seguito la trasmissione sul maxischermo. Sono 2 mesi che i telegiornali ci massacrano senza che noi abbiamo la possibilità di dire mezza parola sulle cose che ci riguardano. Fanno informazione su di noi e non siamo mai ospitati all'interno dei telegiornali per poter dire la nostra. Allora stasera ci siamo ripresi un po' il diritto di parola, mi sembra una cosa così grave. Io ho avuto la sensazione qui al Paladozza, ma anche fuori, 10.000 persone, di una serata straordinaria. Si impara a essere giornalisti imparando ad obbedire al padrone. Vedo che siete dei pessimi allievi perché siete qua, quindi sarete sicuramente degli ottimi giornalisti. Un parere su questa serata? Beh, molto emozionante, molto importante. È bella e importante perché è un gesto autonomo voluto dal sindacato e dai giornalisti che l'hanno organizzata, che si sono messi in prima fila per una volta. Non è vero che sulla 7 non le hanno permesso di fare una trasmissione sul caso Telecom Sparkle? È vero, ma è vero anche che la settimana dopo me l'hanno fatta fare uguale identica con quegli stessi ospiti, quindi si può fronteggiare una censura. La democrazia e l'Italia l'hanno nel sangue, non sono questi episodi che qualificano il nostro paese. Secondo voi da domani cosa cambia dopo questa iniziativa? Non essere pessimista. L'idea è che possa cambiare a partire da quel dato lì che ha fornito Michele, cioè i 100.000 contatti, i 200.000 contatti della rete. No, perché la politica probabilmente la ignorerà, ma qui non c'entra la politica, perché la politica è fuori da questa cosa, non c'è un politico qua dentro. C'è solo gente che ha cose da dire e noi le diciamo. Quello che dico è questo, cominciare una rivoluzione interna, se non cominci quella interna, finite gli applausi qua, se ne vanno tutti a casa.